Oggi andiamo a fare il pollo con l'arisa, una ricetta poi alla fine estremamente semplice. La prima cosa che andiamo a preparare è questa marinata liquida. Partiamo da 2 litri di acqua, accendo il fuoco, ci aggiungo una tazza di sale grosso, 3 spicchi d'aglio sbucciati, un terzo di tazza di zucchero, un quarto di tazza di semi di coriandolo. Misceliamo bene e poi lo portiamo a bollore. Nel frattempo andiamo a preparare il pollo. Come vedete è il classico pollettino da 1 kg, 1 kg e 100. Lo andiamo a pulire. Togliamo l'eventuale grasso in eccesso, togliamo la punta delle ali e poi lo andiamo a fiammeggiare. È arrivata a bollore la parte solida, quindi nel senso lo zucchero e il sale si è completamente sciolto. Ora andiamo a spengere il fuoco. Lo verso in una ciotola grande in modo tale che si vada a raffreddare abbastanza velocemente. La marinata liquida è tiepida, forse sarà sotto 20 gradi, però per tranquillità mettete qualche cubetto di ghiaccio, così si raffredda bene e non ci sono problemi. E a questo punto andiamo a metterci il pollo. Se avete dei sacchetti particolarmente grandi, utilizzate i sacchetti e mettete tutta la marinata nei sacchetti. Io non ce l'ho grandi, quindi lo metto direttamente in questa vasca. Ovviamente il pollo deve stare sotto la marinata, quindi se non avete un sacchetto che lo avvolge completamente, mettete semplicemente un peso in modo tale che il pollo possa rimanere sempre così. Un panno oppure una pellicola e ci rivediamo domani, 24 ore. Allora, poi l'ho trasferito dentro un sacchetto in modo tale che riusciva a rimanere bene nella marinata e ora andiamo a toglierlo. Munitevi di Scottex perché va asciugato. E facciamo uscire nuovamente le cosce. E ora andiamo a pennellarlo con l'arisa. Questa è arisa che abbiamo fatto noi. Ovviamente, se non ce l'avete fatta in casa, la potete acquistare. Per evitare di sporcare completamente il tagliere, utilizziamo una terrina e andiamo a pennellare. E ora possiamo andare a posizionare nella teglia per la cottura, così terminiamo anche di pennellare di sopra. E ora andiamo in forno. Parto con 200 gradi, lascio 200 gradi per circa 10 minuti, poi abbasso la temperatura a 170 e lo porto avanti quasi per un'ora. La cottura, secondo me, è perfetta. Come vedete ho usato una griglia in modo tale che il pollo stava sollevato e tutta la parte grassa, quindi l'olio, il grasso del pollo, ma anche dell'arisa è cascato qui. Se volete potete ungere il pollo con questo grasso. Questo è il pollo all'arisa, vale veramente la pena provare. Buon appetito!